Subito dopo i VMAs trasmessi su Rai 1 dall'Arena di Verona è andato in scena sui social un amaro botta a risposta tra Massimo Bernardini e Laura Pausini, una catfight in piena regola che ha finito per coinvolgere anche gli haters della cantante che non le hanno risparmiato insulti pesanti. Il conduttore di TV Talk l'ha invitata pubblicamente ad essere più matura e ha scritto: adoro Laura Pausini, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei 40 mi delude, è tempo di maturità, basta ammiccamenti perché sei una signora. La replica della regina della musica italiana è arrivata immediatamente. Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così, Massimo, ha puntualizzato la Pausini. Lo sono in casa come in TV. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare perché è libera di farlo e senza ammiccamenti. Bernardini ha provato a spiegare meglio il senso di ciò che voleva dire, sottolineando di essere mosso da un profondo e reale rispetto per l'artista. Che vergogna, da un uomo? Ho sempre ascoltato la tua musica e seguito i tuoi concerti, ha infatti risposto il conduttore. Credo che tu debba al tuo talento e al tuo pubblico molto di più, e parlo di ammiccamenti artistici. Così Laura ha ribattuto ancora: nel mio repertorio ci sono canzoni di grande classe con messaggi che non ammiccano a nulla. Ascolta il disco, sei stato leggero a scrivere queste parole. Poi ha cinguettato: hai visto quante cattiverie mi ha scatenato ingiustamente il tuo commento? Credo che queste cose una come me non dovrebbe mai leggerle perché feriscono. A questo punto Bernardini è tornato parzialmente sui suoi passi, chiedendo scusa a Laura Pausini per le conseguenze generate dal suo appunto. Ho sottovalutato, ha ammesso, la grossolanità, la superficialità e la diffusività della rete quando ti coinvolge e me ne scuso. La parola finale in questo botta risposta spetta a Laura Pausini, che ha chiuso la questione con un post che non lascia spazio all'interpretazione. La connessione a internet ormai ce l'hanno tutti, è quella al cervello che continua a scarseggiare.